Nell'Unione Sovietica il rapporto con la verità era complicato. Nel 1982, quando Brezhnev morì, tutti i canali trasmisero lo stesso programma, Il Lago dei Cigni. Sapevamo, anche senza spiegazioni, che qualcosa era successo ai vertici. Questa era l'Unione Sovietica. I tentativi di controllare la verità finirono per far perdere il controllo di tutto. L'esempio più catastrofico è stato il disastro nucleare di Chernobyl. It does now seem like that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry. In Moscow, Western diplomats have spent the day trying to get more information about the accident, but with no success. Per i sovietici, la storia di Chernobyl era estremamente importante. Documentarono tutto credendo di mostrare al mondo una vittoria eroica. A zone with a 19-mile radius around Chernobyl remains a poisoned no man's land. Ma la battaglia si sarebbe rivelata troppo costosa. Molti morirono a causa delle radiazioni. E coloro che sopravvissero al disastro furono messi tutti a tacere e i filmati opportunamente nascosti. Solo ora la verità può essere raccontata. Soviet television tonight accused the Western media of spreading slanderous inventions about the Chernobyl accident. L'esplosione di Chernobyl avrebbe distrutto l'orgoglio del regime sovietico e quest'ultimo avrebbe distrutto il resto. Речь идет о том, каким вступит Советский Союз в 21 век, какими станут облик и позиции социализма на международной арене, каков завтрашний день человечества. Fui mandata nella città dei lavoratori del settore energia, Chernobyl. Quando arrivai in città mi sentii come in paradiso. Non avevo mai visto una città così bella e vivace prima di allora. Era molto pulita, c'era tanto verde. Era una città meravigliosa, proprio sulla riva del fiume. La città era popolata soprattutto da giovani. L'età media era di 26 anni. Quindi era davvero una città che sapeva di gioventù. La centrale nucleare di Chernobyl è sotto tutti i punti di vista la capofila tra le centrali nucleari in costruzione. Innanzitutto è leader nella produzione di energia elettrica.
Arrivai a Chernobyl come ingegnere nucleare. Nella centrale facevo turni nella sala di controllo. Capire e controllare la produzione di energia nucleare era estremamente complicato. Tutti i tipi di reattori sono di altissima qualità. La sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni è fondamentale. I sistemi di sicurezza delle centrali nucleari sovietiche soddisfano pienamente i requisiti internazionali. Ci inculcarono l'idea che il programma nucleare sovietico fosse il migliore e il più sicuro al mondo. Credevamo che i nostri reattori non potessero esplodere. Sia la centrale che la città furono costruite confidando in un lungo futuro. Erano previste molte altre città atomiche come Chernobyl. Le autorità volevano creare un'imponente forza lavoro in grado di provvedere a edificarle e gestirle. La gente arrivava da ogni angolo delle repubbliche sovietiche. C'erano ragazze che studiavano per diverse professioni. I loro fratelli andavano a trovarle. Ed è così che ho conosciuto mio marito Vasha. È stato amore a prima vista. Avevamo molti progetti. Naturalmente avevamo in mente di avere tanti figli, anche perché Vasha proveniva da una famiglia particolarmente numerosa. Наш город молодой, и, естественно, нас меньше волнует заболеваемость, а больше волнует проблемы рождаемости. Но нам необходимо иметь более обширное родильное отделение. Вот поэтому возникла эта необходимость, и строим мы при помощи управления строительства родильный дом на 75 коек. Вот, вон перед вами, вы его видите. Этот роддом даст возможность нам и в перспективе обеспечить наш город и наших молодых матерей, строителей атомной энергетики. Рождаемость у нас была выше, чем в Радянском Союзе. Люди там жили с задоволением. Мы ни в чем не нуждались. Жили ми гарно, я б сказав. Приехали со всех концов нашей необъятной страны, чтобы возвести крупнейшую на планете атомную станцию. Чтобы мирный атом нес тепло, свет, мир и счастье на Земле. Примите же вы, люди будущего, нашу эстафету и несите ее по жизни. Будьте достойны своих отцов и дедов, матерей и сестер, всех тех, кто отдает свой труд, разум и умение для будущего человечества. Tutti noi avevamo un buon rapporto con la centrale nucleare. Controllavamo le emissioni di sostanze radioattive praticamente ogni giorno. La vita era così rilassata, era così equilibrata,
Ci sentivamo così al sicuro. E ci sposammo. Scoprii subito di essere incinta. Volevamo davvero un bambino. Non immaginavo neanche lontanamente che qualcosa potesse minacciarci. Anche se Vasha lavorava come vigile del fuoco. Non avevo mai avuto la sensazione che ci fosse un problema o un pericolo imminente. Prima di quella notte. Quella sera non ero ancora andata a letto. Il mio balcone si affacciava sul giardino e potevo vedere la strada. Scorsi 3 autopompe che si allontanavano e Vasha che correva. Gli chiesi il più silenziosamente possibile: «Vasha, dove stai andando?» E lui rispose: «C'è un incendio, è successo qualcosa alla centrale nucleare. Dai, va a letto, è tardi». E quando girai la testa verso la centrale, vidi le fiamme e il fumo che si alzavano, assumendo la forma di un fungo. Alcuni dissero di aver sentito l'esplosione quella notte, ma solo quando sorse il sole. Si capì la reale portata dei danni. Aprì gli occhi al mattino con la sveglia, presi un caffè e andai al lavoro in autobus. Rispettai il mio turno senza sapere che cosa fosse successo la sera prima. Vidi la centrale distrutta dal finestrino dell'autobus. Era ovvio che avesse un livello di radiazioni altissimo. Avevo paura di varcare la soglia di quella piaga nucleare. Entrai nella centrale dal lato del reattore 4. L'entità della distruzione divenne subito chiara. Potevo vedere la parte superiore del reattore, le pompe di circolazione che avrebbero dovuto spingere il refrigerante nel reattore. Tutto era visibile, esploso. Tutte le mie attrezzature. Ero confuso. Perché ero lì? Che cosa potevo fare? I turnisti di notte avevano lavorato fin dall'esplosione. Era loro compito aiutare i vigili del fuoco nel tentativo di controllare il disastro. Quando arrivai nella sala di controllo, erano rimasti solo alcuni di loro. C'era anche Alexander Akimov. Lo salutai con un cenno del capo. C'era anche Leonid Toptunov. Gli strinsi la mano. Era pallido, bianco come un lenzuolo. Entrambi erano in pessime condizioni. Avevano già ricevuto dosi letali di radiazioni.
Incontrai Vyacheslav Brezhneka. Si stava cambiando i vestiti. Tutto il suo corpo era rosso. Correvamo per tutta l'unità alla ricerca dei feriti. Le condizioni erano terrificanti. C'erano fuoco, fumo, pezzi di costruzione che pendevano, vapore caldo, radiazioni estreme. Dicono che non si possano sentire le radiazioni. Che non si possano vedere, annusare o assaggiare. Mi sentivo rinvigorito, energizzato, persino gioioso. Più tardi lessi che si chiama euforia da radiazioni. Passò rapidamente, lasciando il posto alla nausea. Quindi alti livelli di radiazioni possono essere percepiti in una certa misura. Mi recai al punto di controllo sanitario e notai che il mio corpo era color bronzo, come se fosse abbronzato. Le mani, il viso e il collo erano rossi, mentre il resto sotto i vestiti era marrone. Controllarono il livello di radiazioni nel mio corpo. La coscia e il braccio destro erano contaminati. Pensai che il braccio destro fosse compromesso a causa della stretta di mano con Toptunov. Il 26 era un sabato. All'epoca la settimana scolastica era di 6 giorni. Quindi mi svegliai, feci colazione e andai a scuola. Era un sabato mattina come tanti. Le mamme giravano con i passeggini. La gente passeggiava, i bambini andavano a scuola. Non c'era assolutamente nulla in città che potesse far pensare che qualcosa non andasse. Terminata la seconda lezione, il nostro insegnante non rientrò in classe dopo la campanella. Sentimmo qualcosa attraverso la finestra aperta dell'aula. Molte sirene. Quello fu il momento in cui iniziammo a capire che stava succedendo qualcosa. Il mio amico e io uscimmo dalla finestra e corremmo verso il suono delle sirene. Il suono proveniva dall'ospedale. C'erano delle ambulanze. C'era tanta gente che continuava ad accalcarsi. Cercammo di capire cosa fosse successo e provammo a fare delle domande in giro, ma tutti continuavano a ignorarci. Finché un uomo ci notò e disse: «Bambini, che cosa ci fate qui? Perché non siete a scuola? C'è stato un incendio alla centrale nucleare». In quel momento tutto diventò più interessante e corrimmo al cavalcavia. La stazione era coperta dalla foschia. Tutti gli ufficiali e i generali ebbero l'ordine di tornare al quartier generale di Mosca. Ci radunarono e dissero che c'era stato un grave incidente a Chernobyl. Non sapevamo ancora nulla. Eravamo responsabili della protezione della Russia.
Spettava a noi prevenire le conseguenze di Chernobyl e impedire che la radioattività arrivasse a Mosca e in altre città. Così, per prima cosa, su tutte le strade principali piazzammo unità speciali con ufficiali e soldati per fermare e controllare tutti i trasporti diretti a Mosca. Non pensavamo che ci fossero radiazioni, ma che fosse solo una precauzione. Si scoprì che molte auto erano radioattive. Fu un grosso problema. Quei flash che appaiono nel filmato sono causati dalle radiazioni. Così come un contatore Geiger emette un suono in presenza di radiazioni, allo stesso modo il filmato segnala la presenza di radiazioni attraverso quei flash. All'inizio la concentrazione di radioattività era sconosciuta. Il livello di radiazioni era così alto che i dispositivi che avevamo non erano abbastanza potenti per rilevarlo. Tutti erano per strada. C'erano persone che giravano con i passeggini. Le scuole e gli asili erano aperti. In realtà nessuno era stato avvertito del pericolo. L'unica cosa che fecero fu lavare le strade con una soluzione schiumosa. E questo è tutto. Per il resto tutto sembrava tranquillo. Avrebbero potuto annunciarlo alla radio. Era compito dell'amministrazione comunale decidere il da farsi. E così si mobilitò. Bussarono a tutte le porte, a tutti gli appartamenti, a tutti i posti che potevano raggiungere, dicendo a chiunque la stessa cosa. A causa dell'incendio alla centrale sono possibili emissioni radioattive. Ci sarà un'evacuazione. Prendete tutto il necessario per i primi 3 giorni. Documenti, cibo. E siate pronti per l'evacuazione. Invece di dire a tutti andate a casa, chiudete le porte e le finestre, portarono le persone nei parchi giochi, che avevano una quantità di radiazioni almeno 10 volte superiore a quella degli ambienti interni. I bambini giocarono in questi parchi radioattivi e tutti aspettarono l'evacuazione, che però non iniziò quel giorno. La sera la gente si disperse, dopo aver passato più di 2 ore all'aperto. Quella notte mia madre mi fece dormire vestito, nel caso in cui ci fosse stata l'evacuazione. Passò una notte insonne accanto alla finestra, a guardare il bagliore sul bosco. La notte del 26 ci allertarono a mezzanotte e ci ordinarono di recarci urgentemente all'eliporto. Ci dissero di volare verso Chernobyl perché era avvenuto un incidente alla centrale. Una volta atterrati, dovevamo tenerci pronti a ricevere ordini. Складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
A mezzogiorno sentii l'annuncio dell'evacuazione. Proveniva dagli altoparlanti e dalla radio della città. Passarono 36 ore. Per ben 36 ore la gente inalò aria contaminata. Dopo l'annuncio dell'evacuazione temporanea, 2200 autobus arrivarono a Pripyat e Chernobyl. Alla gente venne detto: non preoccupatevi, questa è un'evacuazione temporanea, tornerete tutti. Erano tutte bugie. Prendete i vostri documenti, non c'è problema, il livello di radiazioni è accettabile. In realtà il livello di radiazioni era elevatissimo. Se avessimo detto la verità ci sarebbe stato un panico totale, panico serio. La gente cantava. Ci comportammo come se fosse un giorno di vacanza, niente di più. Non prendemmo molto, pensando che ci saremmo allontanati per poco. Portammo via solo qualche vestito e gli abiti che stavamo indossando, i documenti e un po' di soldi. Tutto qui. Salimmo su quegli autobus lasciandoci dietro assolutamente tutto. Anche gli animali domestici dovettero rimanere lì. Così, prima dell'evacuazione, si sentivano gli ululati dei cani. Era qualcosa di insopportabile. Compito prioritario era quello di scoprire i livelli di radiazioni intorno alla centrale. I livelli erano per fermare il rilascio di altre radiazioni nell'atmosfera. Solleviamo il carico e voliamo a 100 metri di altezza verso il reattore. Il compito dell'operatore è questo. Dopo che il navigatore ha puntato l'obiettivo, ai piloti... Парашют закладывает несколько мешков. Потом вот эту штуку берут его. Вертолет подцепляет внешнюю подвеску и он его поволок. Это всю эту связку? Всю эту связку. Приходит, когда на этот кратер, нажимает кнопку, замок срабатывает и все это улетает вместе. Era tutto frenetico, volo dopo volo. Decollo, volo di 10-15 minuti, atterraggio, carico, volo successivo. Alla fine della giornata la stanchezza era colossale, eravamo sotto pressione. Le tempistiche erano molto strette ed eravamo esposti alle radiazioni. La nostra salute ovviamente iniziò a risentirne. Subito dopo i primi voli iniziammo ad avvertire un sapore metallico in bocca e un costante graffio alla gola. Lo notammo subito. Il nemico era ovunque ed era sempre presente. Ma era invisibile. Tutto era davvero disorganizzato. Il lavoro era molto pericoloso. Una volta, al tramonto,
un elicottero volava da est a ovest. I raggi del sole illuminarono la cabina di pilotaggio e accecarono il pilota. L'elicottero prese fuoco e tutti bruciarono vivi. Era insensato. Lavorarono così per una settimana. Scaricarono la che collassò, provocando un rilascio di sostanze radioattive maggiore di quello precedente. Tutti quei radionuclidi si dispersero direttamente nell'aria, nell'atmosfera, e volarono in giro per tutto il mondo. It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. There are indications the accident could have happened several days ago. It would take that long for radiation to drift to Scandinavia and to make the political decision to announce it. You can be sure that the decision to disclose was made at the very highest level, undoubtedly by Gorbachev himself. The Soviet press is paying signally little attention to the disaster. Newspapers carry only the brief official announcement inconspicuously placed. People have noticed the small paragraph, but seemed unaware of the potential danger. People in the cities, towns, and villages of the Ukraine just haven't been told what dangers they may face. Questa era la direttiva di Gorbachev. Non dire nulla sull'incidente troppo presto. La speranza era di risolvere il problema rapidamente e di riferire del buon esito dell'incidente. A Kiev la popolazione viveva con livelli di radiazioni circa 50 volte superiori alla norma. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг норм. Авария произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. Venne chiesto agli elicotteri di coadiuvare l'abbattimento delle polveri. Vennero disperse 10-15 tonnellate di plastica liquida che si depositò sulle superfici, sulle strade e persino nei campi. Si ipotizzò che il fondo del reattore potesse surriscaldarsi a tal punto da bruciare il combustibile. Enormi quantità di radionuclidi avrebbero contaminato l'acqua. Questo avrebbe probabilmente ucciso tutti gli abitanti dell'Ucraina e dell'Unione Sovietica, contaminando il mondo intero.
riunirono un gran numero di minatori e iniziarono a costruire una lastra di cemento sotto il reattore. Siamo stati divisi in turni. Ognuno di noi aveva 8 turni di 3 ore. Il lavoro non era tanto duro, quanto stressante, tensivo. Immaginate 3 ore di lavoro intenso, senza pause. Non sapevamo che le radiazioni fossero dannose e che in seguito ci avrebbero fatto ammalare così gravemente. 2 anni dopo sarebbe morto il primo minatore. E in seguito sentimmo sempre più spesso di malattie e decessi. Pensavamo di poter gestire l'incidente molto rapidamente. Ma è stata un'operazione così grande che è difficile da descrivere. Nessuno dovrebbe attraversare un simile inferno. I minatori costruirono il tunnel sotto il reattore 4, ma il nostro lavoro era appena iniziato. On the eve of the Seven Nations Summit in Tokyo, both Mrs. Thatcher and President Reagan have urged the Russians to say more about Chernobyl. Meeting with Italy's Premier Craxi, Mr. Reagan was demanding answers from the Russians. Come forward and tell everybody exactly what happened. You can hardly call this kind of an accident an internal affair when other countries are threatened with the fallout of dangerous radioactivity. A report in this morning's Communist Party newspaper, Pravda, indicates that the fire at the power station still may not have been put out 10 days after it started. The newspaper says there was an explosion followed by 2 fires at the plant. La Pravda esalta i vigili del fuoco che, secondo il giornale, hanno limitato notevolmente la scala dei danni. Li definisce uomini impavidi che hanno lottato respirando a stento tra cenere e fumo, con gli stivali che si scioglievano sull'asfalto rovente. Ogni vigile del fuoco che era stato inviato a Chernobyl finì in ospedale. Vascia venne portato all'ospedale numero 6 a Mosca. Per potergli fare visita dovemmo corrompere il personale. All'epoca ero incinta di 5 mesi. Però non dissi nulla alla dottoressa. Sapevo che non mi avrebbero lasciata entrare altrimenti. Quando mi chiese se avessi dei figli, le risposi: sì, ne ho 2. Allora mi disse: se non hai intenzione di farne altri, puoi andare. Ci dissero che le loro condizioni erano molto gravi. E poi ci avvisarono che era severamente proibito abbracciarli o baciarli. Quando arrivammo nel reparto, rimasi scioccata, perché mi avevano detto che Vascia era in condizioni critiche.
Ma erano tutti seduti tranquillamente sul letto e stavano giocando a carte. E stavano ridendo. Si sentivano le loro risate ovunque. Quando aprimmo la porta, Vasha mi guardò e disse: «Mi hai trovato persino qui, ragazzi! Mi ha trovato persino qui!» Ovviamente io lo abbracciai e lo baciai. Gli sussurrai all'orecchio: «Vasha, non dire a nessuno che sono incinta, o potrebbero vietarmi di tornare». Il Ministero della Sanità sovietico contemplava il cosiddetto quarto dipartimento. Lì sviluppavano la medicina nucleare ed erano a un livello di ricerca piuttosto avanzato. Disponevano di cliniche specializzate. Tra queste c'era l'ospedale numero 6 a Mosca. C'erano innumerevoli casi di malattie da radiazioni già prima di Chernobyl. E i sistemi di cura erano già collaudati. I medici sapevano chi sarebbe sopravvissuto e chi no fin dai primi giorni. Curavano chi poteva essere curato. As an American, I'm very privileged to be able to represent in the Soviet Union the concern of Americans. Vasha doveva sottoporsi a un trapianto di midollo osseo. L'operazione fu eseguita dal dottor Gale. We have agreed to a joint Soviet-American effort in this regard. I sovietici si preoccupavano più dell'immagine da dare alla comunità internazionale che della propria gente. Perciò il dottor Gale fu invitato. Ma si trattò di un gioco un po' sleale. Gli affidarono i casi disperati. Il dottore ci disse che sperava che tutto andasse per il meglio. Vedeva che Vasha aveva un corpo atletico e che era molto forte e che aveva un fisico muscoloso. E il dottore era fiducioso. Diceva che sarebbe andato tutto quanto bene. Ma Vasha era molto peggiorato. Molto peggiorato. Non c'erano ancora tutte quelle ferite sul suo corpo, ma iniziavano a comparire. Quelle ferite da radiazioni non avevano l'aspetto di normali ferite. Erano completamente diverse. La sua voce si era affievolita. Anche al suo interno era tremendo. Aveva ferite nella bocca. Iniziò ad averle dappertutto. Durante l'operazione di trapianto di midollo osseo non stava così male, ma dopo l'intervento era orribile. I loro corpi rigettavano il cibo. Non riuscivano a digerirlo. Alla fine ci rendemmo conto che si prospettava il peggio. Quando Vitya Kibenok e Volodya Pravik morirono di notte, a 10 minuti di distanza tra loro. Poi morì Tishura. Anche lui morì il 9 maggio. Allora capimmo che sarebbe finita così. Ma io pensai che nessun altro aveva ricevuto un trapianto di midollo osseo. Solo Vasha lo aveva ricevuto
pensai che sarebbe sopravvissuto, che ce l'avremmo fatta. Era circa il 9 maggio. Fummo prelevati e portati in bus a incontrare Gorbaciov. Tutte le famiglie erano lì sedute. Eravamo in tanti. Eravamo seduti e Gorbaciov venne verso di noi. Ci disse che i nostri cari erano eroi della patria, che tutti sarebbero stati sepolti a Mosca. E poi ci dissero che non dovevamo divulgare nulla, che avremmo firmato un accordo di riservatezza e che avremmo accettato che venissero sepolti a Mosca. Come potevano parlare di funerali, di sepolture, se mio marito era ancora vivo? Perché mi avevano portata lì? E perché mai avrei dovuto firmare qualcosa? Mio padre cercava di trattenermi e io gli chiesi: «Perché devo firmare questo foglio? Mio marito è vivo!» E il mio povero padre mi guardò e io realizzai che lui aveva capito le cose molto più di me. Ma mi disse: «Tranquilla, stai tranquilla, figlia, mi andrà tutto quanto bene». Vasha è morto il 13 maggio. È morto alle 11 del mattino. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. Благодаря принятым эффективным мерам, сегодня можно сказать, худшее позади. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. Il partito aveva ordinato di completare la liquidazione prima che giungesse l'anniversario della rivoluzione di ottobre, a qualunque costo. Allestimmo un campo di tende, predisponendolo per l'intero battaglione. Uscivamo ogni mattina alle 6, controllavamo 30 chilometri di zona di esclusione. Monitoravamo i livelli di radioattività. Ma avevamo firmato un accordo di riservatezza. Il capitano ci diceva sempre: «Non rivelate il livello delle radiazioni, non fatelo». Non sapevamo niente di ciò che stava succedendo. Niente. Until the accident, there were 50 nuclear reactors operating in the Soviet Union, generating 11% of that nation's electricity. Most of the larger Soviet plants differ in design from U.S. reactors. The major difference is most Soviet nuclear plants do not have containment buildings, the thick concrete dome structures Americans are used to seeing built around U.S. reactors. When the worst American nuclear accident occurred at Three Mile Island, most leaking radiation was kept inside the containment building. If, as seems to be the case, there was no containment around the reactor, as is the general... Can we be sure of that? What do you think, George Medvedev? Do you think there was a containment building? I don't think that there is containment building, because the policy of Soviet atomic
constructors was that reactors are absolutely safe, and so there is no need to have this kind of precaution because it indicates possibility of disaster, which Russian always considered absolutely impossible. So can we be clear about this? You're going as far as to say you think it almost certain or just probable that there was no protective shield around this reactor, which appears to have melted down? No, I think that there is no protection shield around this reactor. It's certainly the case because the building as such indicates that there is no shield. Now, Walter Patterson, if that is so, what is the danger to life? Well, obviously, if radioactivity got as far as Scandinavia, however long it took to get there, a great deal must have escaped close to the site. L'esplosione alla centrale atomica di Chernobyl ha provocato una catastrofe nucleare tossica senza precedenti al mondo. Un'eruzione di fitto materiale nucleare si è propagata per 1000 chilometri quadrati. È stata una storia epica. I miei uomini iniziarono a decontaminare le abitazioni. C'era la speranza che la gente potesse tornare a vivere lì, che potesse tornare nelle proprie case. Ma non servì a niente. Le particelle radioattive erano disseminate praticamente ovunque. Era davvero terribile. Le nostre consegne erano abbastanza chiare. Saremmo stati gli ultimi a completare la bonifica. Era il nostro dovere di militari. Dovevamo obbedire agli ordini. Non avevamo altra scelta. What has been remarkable is how much the Soviet people, in spite of all the evidence, still seem to be believing the fairy stories the government is still telling them. And it couldn't be argued, Martin, that only the Soviet Union could have kept a lid on what might have been a situation of public panic. Only a totalitarian state could have got away with it. I'm not sure they have got away with it. L'esplosione provocò un rilascio di radioattività 400 volte superiore a quello delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il reattore della centrale andò completamente distrutto. Di conseguenza, il combustibile nucleare fu espulso dall'interno della struttura. Quando parlavano dell'incidente, non usavano mai la parola catastrofe. A settembre restava la parte più difficile della liquidazione. Il combustibile nucleare giaceva sui tetti. Tonnellate, centinaia di tonnellate. Perciò comprarono un robot dalla Germania. La nostra missione era sigillare il reattore. Dovevamo rimuovere il combustibile nucleare. La radioattività era altissima. Yuri Samoilenko, un uomo coraggioso, molto capace, vice ingegnere capo della centrale di Chernobyl. Si trattava di una situazione in cui i capi dovevano decidere rapidamente. La responsabilità era nostra.
Dovevamo portare a termine l'incarico. Possibilmente senza mettere nessuno in pericolo. Si trattava di un lavoro estremamente difficile. Per eliminare tutto il materiale sul tetto, avevamo bisogno del robot perché svolgesse il lavoro al posto degli uomini, dato che l'ambiente era troppo pericoloso. Ci serviva. Speravamo tutti che funzionasse. Eravamo in una situazione di tensione psicoemotiva. Le componenti elettroniche di quei robot si bruciavano immediatamente. Non potevamo fallire. Il lavoro andava compiuto. Il maggiore è il comandante del nostro battaglione. Il generale Tarakanov dice: dovete completare l'onorevole missione di rimuovere i detriti nel reattore, così verrà sigillato. Andranno soltanto i volontari. Volontari. Il generale dice al comandante: deve essere fatto. Il maggiore ci dice: è un ordine. Io sapevo bene con cosa avevamo a che fare. Siamo dei professionisti, ma i nostri subordinati non capivano assolutamente nulla. Входим в зону повышенной радиоактивности. Задраить люки, включить фильтры, вентиляционное устройство. К тому времени они уже дома будут. Да, серьезно. А когда она уедет? Конечно. Какой дед? Где ты там? Сережа, давай. А
Avevo chiesto alla commissione di scegliere i soldati più sani e più forti, che fossero ingegnosi e atletici. Generali e ufficiali passarono in rassegna tutti i reggimenti e selezionarono 5.000 volontari. Un'auto ci portò dei fogli di piombo da un millimetro, qualche cinghia robusta e cos'altro, mutande. I ragazzi avevano cucito i fogli di piombo dentro i vestiti. Sembravamo dei biorobot. Il nostro maggiore Klopotenko ci disse: voi ragazzi siete i migliori combattenti. Perché temporeggiate? Non voglio farlo, risposi, perché mi ero reso conto che il livello radioattivo era salito alle stelle. Sapete qual è la punizione per la disobbedienza a un ordine? La macchina sovietica, l'esercito sovietico, aveva potere assoluto. L'ordine era stato impartito. Era un suicidio. Forse ci si chiede come abbiamo potuto lasciare della gente là fuori. Ma non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Nessuno sapeva nulla, specialmente i primi. Non sapevano niente e si stavano dirigendo letteralmente all'inferno. Non avevamo protezioni adeguate. Prendevi un pezzo di detrito là fuori che emanava 600 röntgen di radiazioni. Ne entravi in contatto per pochi secondi. Però ti restavano nella spina dorsale. Quelle molecole e atomi si accumulavano nel corpo.
Presto o tardi, ognuno di noi ha mostrato i segni delle radiazioni sul proprio corpo. Tutti abbiamo sofferto di vomito, tosse, stanchezza estrema. Alcuni non riuscivano ad alzarsi per la fatica già al secondo giorno. Il medico locale prescrisse qualche pillola, iniezioni e qualcosa da bere. Il livello di radioattività veniva rigorosamente nascosto. La gente lavorava finché non crollava a terra. Al quinto giorno iniziai a vomitare, iniziai a soffocare. Quasi non mangiavo, bevevo soltanto, bevevo. Circa l'80% dei liquidatori è morto negli anni seguenti. Ви виконали поставлену задачу. Виконали отлично. Я поздравляю вас с выполнением этой задачи. Желаю вам хорошего здоровья, долгих лет жизни. Все вы награждаетесь премией 800 рублей. Спасибо, лейтенант. Eravamo liquidatori, carne da macello, niente di più. Eravamo lì da 3 mesi. Quella fu la fine della missione. Si arrampicarono sul punto più alto e issarono la bandiera. Ci fu un lungo suono d'allarme dalla centrale. Aveva lo stesso valore simbolico del giorno della vittoria. Avevamo soppresso l'alto livello di radioattività. Avevamo comunicato alla Commissione l'operazione compiuta. I miei soldati hanno liquidato 200 tonnellate di detriti radioattivi. Люди действовали героически, самоотверженно, с полным
основанием могу сказать. При всей тяжести случившегося ущерб оказался ограниченным в решающей мере благодаря мужеству и мастерству наших людей. Их верности своему долгу, слаженности действий всех, кто принимает участие в ликвидации последствий аварии. Pensai, e così è finita. Ma sarebbe andata in tutt'altro modo. Ho atteso diversi anni prima di poter tornare a visitare la mia vecchia casa. Il nostro balcone, la finestra della cucina. Qui c'è un melo, lo piantai con Vasha. Avevamo dei grandi progetti per il nostro futuro insieme. E poi tutto è cambiato. Io ero incinta. Mi ricoverarono in ospedale. Partorì una bambina. Signore. Prima che Vasha morisse, le scegliemmo un nome. Vasha disse: si chiamerà Natasha. Mi piace molto il nome Natasha. E così è stato. Dopo 5 ore è morta. All'epoca mi dissero che mi aveva protetta, che mi aveva praticamente salvato la vita. Tutte le radiazioni da me inalate le aveva assorbite lei. Начали отмечать увеличение частоты осложнений при беременности и родах. Сейчас мы обнаруживаем и рак надпочечников, и рак щитовидной железы у новорожденных. То, чего действительно очень редкий случай был. Это вот рождаются так называемые сирены. Когда вся нижняя половина туловища превращается как в виде, представляется в виде какого-то рыбьего хвоста. Non era rimasta una sola persona sana dopo l'incidente. In pratica, tutta la popolazione locale che aveva iniziato ad avere problemi di salute riceveva dai nostri dottori una diagnosi di radiofobia.
Dicevano che i nostri problemi erano dovuti... alla nostra paura delle radiazioni, che era solo una questione psicologica. Fu il punto in cui la versione sovietica dei fatti era completamente disconnessa dalla realtà. Что авария на Чернобыльской АЭС не отразилась на состоянии здоровья населения, тщательное медицинское обследование не выявило каких-либо отклонений здоровья населения, находившегося в пострадавших районах. Збільшення щитовидки, погані печень увеличена, щитовидка, ну і різні інші відхилення. Це благо, що не брали аналізи крові. Коли нас беруть аналізи крові, там і лейкоцитоз, там ми, ну, нас не дуже посвящають у цій справі, ми не дуже розуміємося. А лікарі кажуть, значить, що вони кажуть? Вони кажуть, що це все в пределах норми, що це хорошо. О, це ще нічого не значить, що Госагропром напряму зв'язку нам не вийшов. Какие-то лабораторні вдоль села прочешуть і все. Ніякої правди, ніяких аналізів, ми абсолютно нічого не знаємо. Слабость чувствуется, головные боли. Радиация большая, чувствуется, что большая. Il regime provò in ogni modo a nascondere le conseguenze. La prima visita di Gorbaciov a Chernobyl fu 2 anni dopo la catastrofe. Какие вопросы ко мне? Есть вопросы, пожалуйста. Вот, вот он стоит. До аварии за 13 лет работы на станции имел 3 лишних гриста. После 5 часов работы на аварийном блоке он с больницы почти без нее выходит. Ему, инвалид, да, группы, ему говорят, никакого отношения до семьи не имеет. Ну, это же ущемляет. Ai medici fu proibito fare diagnosi correlate alle radiazioni. E così, ufficialmente, non risultavano casi, anche se c'erano. Questa era la regola. Нам же никому не связывали заболевания непосредственно с воздействием радиационного поражения. Я, значит, оттуда прибыл, так, мне ставят диагнозы. Поражение головного мозга. Ну, разрушение нот костной основы аппарата. Ну, так, выпадение прямой кишечного колеса и все прочее. Ну, а что это могло быть? Ну, это смешно. Робот. Биоробот. А что вы показываете? Вот, вот, лезут. Что, они просто так, что ли, лезут? Все здесь присутствующие в зале хорошо знают, насколько эта проблема сейчас увязывается не столько с научными проблемами оценок, сколько проблемами психологического характера, политических спекуляций и развития синдрома радиофобии. I sovietici incolparono di tutto la radiofobia. Però più negavano e più emergevano prove tangibili. Скільки вже їх цей рік було? Телят. Просто не можна, ну нічого не можна зробити, розумієте? І ось у мене ось недавно теж дорізали теля, теж нога отако зовсім у коліні із роща пошив. І в другої доярки теж на 3 ногах уродило. Що таке у нас? От народилися в нас поросята, зараз за цей період у нас є більш 40 штук народилося. Ну що ж, вони не такі, як треба. Ось. Скажіть, вас це хвилює всіх? От вас це хвилює, це явище? Ну, звісно, хвилює, як же ж не хвилює? Таке явище показати он вам у свиноферму, зайдемо, ми покажемо вам, які є очі. Зовсім немає очей у порося. Говорили, що це саме, щоб ставили спіралі, щоб робили аборти, щоб не рожали дітей. Вот. Если б не було радіації, нам би цього не говорили, я так думаю. І не запрещали б дітей рожати. Così agiva l'Unione Sovietica. In segretezza. Molti segreti circondano Chernobyl, non solo a livello sanitario, ma anche tecnologico.
Il governo sovietico aveva preparato un rapporto sulle cause del disastro. Nell'agosto del 1986 il rapporto fu presentato a Vienna, all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Mentre questo rapporto veniva preparato, in Unione Sovietica il KGB in estate aveva iniziato a stipulare accordi di riservatezza. Io firmai quel documento del KGB. Al primo paragrafo mi era espressamente vietato di rivelare, cito testualmente, le vere cause che hanno portato al disastro della centrale elettrica nucleare di Chernobyl. Lo Stato allora decise di distogliere l'attenzione, trovando qualcuno da incolpare. Istituì un processo a Chernobyl, al quale invitò i giornalisti di tutto il mondo. Decisero di scaricare la colpa su possibili errori e violazioni del personale operativo del reattore. Il processo di Chernobyl è stato assolutamente una farsa. Non era un processo, ma una partita a senso unico. Приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик. 29 июля 1987 года, город Чернобыль. Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Союза СССР установила. Основными причинами, приведшими к аварии, явились грубые нарушения правил. The Russians say the Chernobyl accident was caused by no fewer than 6 violations of safety procedures by staff. That, they say, won't happen again. Ai professionisti era chiaro che non fossero gli errori dello staff la causa, ma la progettazione difettosa del reattore. Dopo Chernobyl, in Unione Sovietica fermarono tutti quei tipi di reattori per modernizzarli. In alcune situazioni i reattori funzionavano in modo quasi ingestibile e gli addetti non avevano modo di regolarne il comportamento. In altre situazioni i reattori funzionavano anche peggio. Alcuni errori furono corretti, altri non erano correggibili. Nel 1987 l'Unione Sovietica rese queste informazioni riservate e i reattori restarono attivi. Я не принимал рисковых решений по реактору. Считал это совершенно недопустимым. Gli errori del personale sono una bugia dell'Unione Sovietica. Nel caso di Chernobyl, l'occultamento delle cause, dei difetti di progettazione, hanno portato all'esplosione del reattore. E politicamente nascondere le conseguenze dell'incidente. Ha portato a un'esplosione politica e al collasso dell'Unione Sovietica. A nessuno piace che gli si menta. A quel punto
L'unione è diventata nient'altro che un mucchio di bugie. Di certo è stato uno dei chiodi nella bara dell'Unione Sovietica. За аморальність і за фальшивість, за жорстокість і за бездарність, за ненажерність і за замкнутість командно-адміністративної системи. Ми не знаємо, скільки за цих три роки загинуло людей від Чорнобильської полинної зорі. Але ми знаємо, що ми побудували найбільшу в світі домовину. Sunday's outbreak of fighting is only the latest in four months of violence in the tiny Caucasian Republic of Georgia. Spasms of unrest in the Soviet Union were felt in the southern republics of Azerbaijan and Armenia. Хто із Чорнобиля, хто із гласності, ми не отримали уроків, таких, які отримали наші зарубіжні колеги. Отсутствие информации пугало людей. Это миллионы жителей. The open rebellion against communist authority has now spread, and there's almost certainly more trouble to come. The decision to send in troops was taken by President Gorbachev. Все это порождение административно-командной системы управления. Нужно остановить порочную машину.